Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video apertura del calendario dell'avvento di Essence, però non della versione classica, quello con la ruota panoramica per intenderci, ma dell'altra versione che è questa. Essence ha proposto anche quest'altra versione che a me incuriosiva di più, inoltre l'ho vista poco su YouTube, quindi magari può essere interessante per voi qualora siate indecise se prendere un calendario oppure l'altro, così avete modo di vedere anche che cosa c'è all'interno di questo calendario, che è un po' particolare perché non ha le finestrelle già pronte, ma dovete andare a crearle voi. Adesso ovviamente io non andrò a creare le singole finestrelle, i singoli sacchettini, perché altrimenti il video viene davvero troppo lungo. Però all'interno di questa scatola, che comunque è molto bella perché è molto natalizia, trovate tutto l'occorrente. Quindi, se per caso dovete fare un regalo, secondo me è una cosa carina. Vi faccio vedere subito l'occorrente. Sono questi sacchettini qua, ci sono sia neri che bianchi. E poi ci sono degli adesivi con i giorni del mese, quindi dall'1 al 24, che sono questi, eccoli qua. Praticamente voi andate a mettere un prodotto all'interno di un sacchettino e poi andate ad incollare il numero corrispondente al giorno di dicembre che volete comunque associare a quel tipo di prodotto. Quindi sacchettini e adesivi sono già inclusi. Ora è un'idea molto bella, molto carina, molto originale, ma io adesso non vado a riempire tutti i 24 sacchettini, se no davvero ci stiamo troppo. Ma sappiate che voi potete andarvi a creare il vostro calendario dell'avvento e quindi diventa una cosa molto personalizzata, perché se ad esempio fosse un regalo, potete magari inserire all'interno di qualche sacchettino anche una frase carina, un messaggino, quindi insomma davvero è personalizzabile come volete. Adesso però direi di passare subito ai prodotti, quindi vi faccio vedere in ordine sparso ovviamente perché io non li ho inseriti come vi dicevo, quello che potete trovare all'interno. Ci sono tante cose, ci sono delle palette, ci sono dei rossetti, ci sono dei prodotti per unghie, quindi davvero è molto ricco di prodotti. La prima cosa è questo rossetto, io questo l'avevo provato in un'altra colorazione leggermente più scura, comunque questo è matte ed è un rossetto liquido della numerazione 03, quindi questo è lo 03. Poi c'è una palette che è questa qui, questi sono i colori. Ed è una palette con colori abbastanza chiari, abbastanza glitterati e sicuramente che vanno ad illuminare lo sguardo. Questa è una palette occhi. Spero che riusciate a vederla bene perché so che ci sono dei riflessi, soprattutto su questo grigio argento c'è un incredibile riflesso, però questo è un grigio argento, forse così la vedete meglio, ecco. Questi sono i colori, mi sembra molto carina come palette, sono colori che io utilizzo. Poi c'è un'altra palette Essence, eccola qua, questa ha un bellissimo packaging bianco con tutte le stelline e sono stelline in rilievo. Anche questa è bella ed è una palette di illuminanti, in questo caso sono tutti illuminanti. Questo secondo me può essere un illuminante per gli occhi, perché io sul viso non saprei vedere questo colore, ma questi sicuramente sono due illuminanti viso che io utilizzo comunque. Non saprei questo verde, questo è un colore particolare, poi magari proverò perché chissà, a volte si scoprono poi delle cose che assolutamente non si immaginavano. Poi andiamo avanti, abbiamo dei tatuaggi, eccoli qua, questi sono dei tatuaggi per la pelle, quelli comunque lavabili, quelli che con l'acqua vanno via. Io devo dire che non li utilizzo i tatuaggi, però vabbè, comunque c'è un pacchettino anche di tatuaggi. Poi c'è un primer per il viso, per la zona T, questo minimizza i pori ed è sicuramente molto utile. È proprio fatto così a stick, come potete vedere. Io devo ammettere che non utilizzo tanto il primer per il viso, io lo utilizzo soprattutto per gli occhi, però sicuramente lo posso provare perché visto che l'ho trovato qua, sicuramente andrò poi a sperimentarlo, però è una cosa sicuramente utile.
Poi c'è uno smalto glitterato peel off di questo bellissimo colore, che è sicuramente un colore molto natalizio perché è questo rosa dorato, è come se fosse proprio un rosa dorato. Vi dico il numero se riesco a trovarlo, è lo 02. Questo è il numero 02. Questi sono smalti che secondo me nelle feste sono veramente bellissimi da applicare anche come top coat, magari. In questo caso magari no, perché è un peel off, quindi come top coat magari non va bene, però danno comunque quella luce alle unghie che secondo me nelle feste è una cosa carina. Poi vi faccio vedere due prodotti e ve li faccio vedere insieme perché vanno utilizzati insieme e si tratta della base coat e del top coat effetto gel senza lampada. Quindi praticamente con questa base, uno smalto qualsiasi e questo top coat, voi avrete un effetto gel sulle unghie, ma senza lampada perché si asciugano all'aria. E vi assicuro che la durata arriva ad una settimana. Io questi due prodotti li conosco molto bene perché li uso da tanto tempo. Avevo fatto anche una recensione sul mio canale, quindi c'è un video tutto dedicato a questi smalti, a questi top coat, base coat. Ve lo lascio magari nelle schede e andate a vederlo se vi interessano questi smalti, perché davvero resterete stupiti. Quindi secondo me sono veramente due ottimi prodotti. Poi c'è un'altra palette, questo calendario mi piace tantissimo perché è pieno di palette, c'è questa palette occhi e viso, eccola qua, questi sono i colori, sono dei colori abbastanza tenui, abbastanza nude devo dire, però sono comunque colori che magari anche semplicemente come base io utilizzo sempre, quindi sicuramente utilissima. Questo tra l'altro è anche carino come packaging, forse è poco natalizio perché con questi colori mi viene in mente più l'estate che il Natale, però comunque è una palette che ha dei bei colori secondo me e questa è sia occhi che viso. Poi c'è un prodottino che mi ispira tantissimo, che è una mousse per le mani. Quindi non è una crema mani classica, ma è una mousse. Questa è della linea Tropical, quindi diciamo che secondo me è poco natalizia perché Tropical mi viene in mente anche questa volta l'estate. Però una crema, una mousse, scusate, per le mani non l'avevo mai provata. E devo dire che mi incuriosisce. Adesso proviamo subito insieme a vedere com'è. Dovrebbe essere proprio una mousse. Vediamo. Eccola qua. Ah, è di questo colore sul verde acqua, vedete? Spero di sì, anche se ci sono dei riflessi. È molto fresca, devo dire. Adesso proviamo a vedere cosa succede sulle mani, nel senso che voglio vedere se unge, voglio vedere se idrata, se rinfresca. Sicuramente ha una profumazione ottima di fiori tropicali, quindi ora capisco perché Tropical. Ha veramente una buona profumazione. Secondo me questa è una mousse per le mani che è più adatta per l'estate che per l'inverno, proprio per la profumazione di fiori che ha. Però devo dire che ha un profumo ottimo, quindi se per caso vi capita di trovarla, io vi direi di prenderla e di provarla perché ha una buona profumazione. Anche se non la vedo tanto per la stagione invernale con questa profumazione, la vedo più per la primavera estate. Però, insomma, le mani me le sta lasciando morbide, devo dire che non unge, mi ha lasciato le mani abbastanza vellutate, la pelle vellutata. Quindi sì, direi che la promuovo assolutamente, anche se forse non è tanto natalizia. Poi abbiamo una terra per il viso matte. Questa è molto bella, tra l'altro mi serviva tantissimo perché io la stavo finendo la mia, eccola qua. Questa è la numero 01 ed è veramente veramente bella. Devo dire che mi piace tantissimo, molto, eccola qua. Questa è sicuramente adatta per la mia pelle, quindi mi piace. Poi c'è uno smalto che è assolutamente natalizio perché è questo rosso. Questo è il numero 14 e sicuramente questo rosso così scuro è un colore che per le feste di Natale è perfetto. Poi c'è un altro smalto che invece ha un'altra colorazione ma che a me piace, è questo rosa antico un pochino più scuro, è il numero 116, eccolo qua. Anche questo devo dire che anche se forse non è tipicamente natalizio, però mi piace molto. Poi abbiamo una matita, in realtà un matitone che è un rossetto.
rosetto, direi è un balsamo labbra, in realtà però è colorato. Qua c'è scritto balsamo labbra, però non è comunque trasparente, credo, perché è colorato. Adesso sapete cosa facciamo? Lo apriamo, così vediamo subito, vi faccio uno swatch e vediamo se è trasparente o se è colorato, perché qui scrivono proprio che è un balsamo labbra, quindi in teoria come balsamo labbra mi verrebbe da pensare a qualcosa di più trasparente, però questo in realtà è un color nude, però comunque sempre colorato, quindi adesso lo vediamo subito. Ecco, sono riuscita anche ad aprirlo abbastanza velocemente. Questo è il colore, eccolo qua, adesso vediamo come rimane. Sì, diciamo che è, non so se vedete qualcosa, è abbastanza colorato, nel senso che per essere un balsamo labbra è abbastanza coprente, però non è troppo scuro ed è molto molto morbido, quindi probabilmente ha proprio l'effetto idratante del balsamo labbra. Poi c'è un primer occhi che è glitterato, quindi glitter primer, eccolo qua, questo sicuramente sarà uno di quei primer con i brillantini all'interno. Adesso lo vediamo, vediamo un po'. Ecco, questo non so se lo vedete, è il primer e fa sì, effettivamente, voi non lo vedete con questa luce, però fidatevi di me, ve lo dico io, è molto molto glitterato, effettivamente fa un effetto illuminante, però non ha all'interno tutti i brillantini, quindi non vi andate a riempire di brillantini. Fa soltanto questo effetto un po' luminoso, diciamo così, che illumina un pochino lo sguardo. Mi dispiace perché so che non vedete niente, ma fidatevi che fa questo effetto un po' olografico. Poi c'è un altro rossetto che è della stessa linea di quello di prima, quindi rossetto liquido, eccolo qua, questa volta è un marrone più scuro, vi dico la numerazione, lo 04, eccolo qua. E poi ce n'è un altro che è sempre di questa linea rossetto liquido, sempre marrone, che sembra uguale, ma in realtà è il numero 02. Quindi sono, diciamo, tre tonalità di rossetti, perché abbiamo trovato questi tre della stessa linea, che sono tutti e tre marroni, ma hanno comunque tonalità simili, ma sono diversi perché i numeri comunque sono diversi. Poi abbiamo un'altra palette per il contouring, eccola qua. Io la palette per il contouring non l'avevo, ecco, adesso ce l'ho anch'io. Questi sono i colori, eccoli qua, le tonalità. Questa devo dire che davvero è una palette che è proprio nuova per me perché non ho mai utilizzato la palette per il contouring, quindi mi fa piacere averne una. Poi siamo quasi alla fine, abbiamo un altro rossetto rosa pallido chiarissimo che va bene più che altro come base, secondo me. Questo è il numero 05. Ed è veramente veramente chiaro, quindi per quella che è la mia abitudine, che vedete che di solito ho lo smalto abbastanza coprente e scuro, può essere un'ottima base magari per una nail art particolare. Poi abbiamo una matita per le labbra, eccola qui, questa è un nude ed è il colore, aspettate che ve lo dico, 02, questa è la numero 02. Una matita labbra, vi faccio uno swatch così vediamo subito il colore. Eccola qua, è abbastanza chiara, eccola qua, non so se la vedete, spero di sì, comunque è un nude perché è molto molto chiara. Poi abbiamo dei glitter, in particolare ce ne sono due, questi che sono con tutte le stelline che voi potete applicare, penso, sulle unghie o magari chissà anche sul viso se volete realizzare dei trucchi molto particolari, comunque sono tutte stelline argentate. E poi c'è questa polvere glitter che è bianca, eccola qua. Questa probabilmente va a fare quell'effetto tipo effetto specchio, almeno credo. Però comunque, insomma, adesso che ce l'ho qua, sicuramente le vado a provare. Poi questo balsamo labbra che cambia colore in base alla temperatura. Questo è molto particolare. Così è blu all'esterno. Poi se lo andate a mettere sulla mano, vediamo com'è, è una specie di rosa pallido,
Secondo me non si vede da qui, però è un rosa pallido, fidatevi, e probabilmente in base alla temperatura cambierà colore. Non so, poi sicuramente lo proverò perché voglio vedere che cosa succede. Comunque è un balsamo labbra. Poi abbiamo questi stickers per unghie, io questi li utilizzo abbastanza, devo dire che ogni tanto mi diverto ad applicarli, quindi sono graditi. Questi sono tutti i prodotti contenuti all'interno di questo calendario personalizzabile di Essence. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo calendario. A me sinceramente è piaciuto, devo dire la verità. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.